Niente mossa d'orgoglio, niente reazione dopo le due sconfitte di fila. La Samb non va oltre il pari in casa della Renato Curi angolana. Prestazione mediocre dei rossoblù, alla quale non può bastare l'attenuante delle assenze, anche se pesanti, di Rulli, Mengo e soprattutto Pazzi. Il 2-2 finale frutto di una brutta gestione di gara dei rossoblù, Samb incapace di chiudere la gara in superiorità numerica. Dopo il vantaggio di Puglia, la squadra di Palladini, in tribuna per squalifica, in panchina il vice Voltattorni, si è accontentata di fare possesso palla senza mai affondare il colpo del KO. Zero occasioni da rete, nessun tiro in porta. Poi è arrivato l'ennesimo errore difensivo che ha permesso ai padroni di casa di impattare. Parmegiani approfitta di un'indecisione collettiva della difesa e fa 1-1. Nella ripresa, sempre con l'uomo in più, la Samb rischia addirittura di perderla. Ricci si libera di Bordi e il suo tiro cross deviato da Ianni finisce alle spalle del portiere rossoblù. La Samb accusa il colpo ma riesce con una giocata di Storani a centrare la rete del 2-2. Al 41esimo la Renato Curi rimane addirittura in 9 per l'espulsione di Ricci. Un minuto dopo la Samb si gioca la carta di vicino ma senza esito, scelta forse tardiva. Il quadro finale è a tinte fosche, la vetta della classifica si allontana, Teramo resta a 8 lunghezze, l'ultima in classifica appena a più 7. Il pubblico non gradisce, all'uscita fischia la squadra che pare destinata ad un altro torneo di media classifica senza velleità di promozione. Nelle altre gare vittoria 1-0 dell'Ancona sul San Nicolò, frena il Teramo in casa contro Miglianico 0-0, Pesaro batte 1-0 il Luco Canistro, Isernia 2-1 sulla Jesina. Pirotecnico pari 4-4 tra Atessa e Sant'Egidiese, a sorpresa il Rimini strappa un punto sul campo della Civitanovese.